Io Web, prigionieri della rete, si è tenuta stamani nell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia la manifestazione organizzata dalla Prefettura in collaborazione con l'Istituto Scolastico Regionale e il personale della Polizia Postale. Protagonisti dell'iniziativa gli studenti degli istituti scolastici provinciali. Ai circa 400 alunni presenti nella Sala Grande, insieme agli insegnanti e a tanti genitori, proposta una serie di rappresentazioni tese a mettere in guardia sui pericoli derivanti dalla rete informatica. Io credo che solo i ragazzi possano mandare messaggi ai ragazzi, ma il messaggio più importante è quello di vivere internet consapevolmente, anche perché il web è una dipendenza, può diventare una dipendenza. È uno strumento incredibile di conoscenza, ma ha dei pericoli insiti e purtroppo nascosti. Ho voluto fortemente che fossero i ragazzi a essere protagonisti e saranno protagonisti di questo evento che rappresenta, diciamo, una prima tappa, perché poi riprenderemo tutto questo il prossimo anno scolastico. Adesso abbiamo iniziato, abbiamo focalizzato i problemi e sinceramente io ringrazio la Polizia Postale, tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato e ringrazio anche i dirigenti scolastici e quindi gli insegnanti. Ma soprattutto il mio grazie veramente di cuore va ai ragazzi, cioè per la professionalità che hanno dimostrato. I consigli sono quelli di diciamo, utilizzare sempre con misura gli strumenti, quindi i social, le piattaforme di condivisione, specie di immagini e in generale anche di conversazioni, sempre però con l'attenzione e quindi sempre con senza mai separarci, ecco, da quelli che sono, ecco, i consigli che magari, ecco, le istituzioni possono dare. Siamo veramente in tandem le famiglie su questo tema che diventa sempre più scottante e preoccupante, soprattutto a partire da età crescentemente più basse. Per i nostri ragazzi la rete, il web, gli strumenti telematici sono un grandissimo e potrebbero essere un grandissimo strumento di crescita, però i pericoli che presentano spesso non sono sufficientemente all'attenzione della loro consapevolezza, ma anche per una questione di maturità e di strumenti. Ed ecco che qui interviene il nostro ruolo come scuola, nell'educarli, nello spiegare loro quali sono i rischi veramente dietro l'angolo, non lontani, alla portata di ciascuno di loro e quindi in collaborazione con le famiglie, sia per quanto riguarda il messaggio educativo, ma anche per quanto riguarda, non vergogniamoci, un'attività di vigilanza.